Silvia Candiani, ex amministratore delegato di Microsoft, ha affermato che entro il 2024 mancheranno nel mondo del lavoro, nel settore IT, 2 milioni di persone. 2 milioni, praticamente tutta Milano. E tu stai ancora cercando di capire se può essere la scelta giusta? Federico Bertamino è il fondatore di Alta Tensione, azienda specializzata in formazione e consulenza nel mondo delle reti dati e Wi-Fi. Nel solo 2022 sono state oltre 2000 le aziende che si sono affidate ai suoi corsi o alla sua consulenza. In 12 anni ha formato più di 1000 fra tecnici e imprenditori ed erogato migliaia di ore di formazione in tutta Italia. Ingegnere certificato Microtik, Cisco e CompTIA, ha costituito oggi il metodo Reti IP Formula, un percorso di formazione completo per l'apprendimento delle basi indispensabili del mondo TCP/IP. Sui suoi canali puoi trovare gli estratti gratuiti dei suoi corsi. Iscriviti ora. Ciao, io sono Federico. Dal 2010 mi occupo di formazione e consulenza nel mondo delle reti informatiche, preparando i miei studenti in appena 30 minuti a settimana. Potremmo spendere ore a ragionare sul perché i margini nel settore installativo, elettrico piuttosto che videosorveglianza, allarme, insomma, la roba di cui ci occupiamo, siano calati così tanto negli ultimi anni. La mia personale opinione, che potrebbe essere sbagliata, prima che qualcuno insorga nei commenti, è quella che ci sono in commercio prodotti troppo facili da installare. Prodotti talmente facili che hanno aperto le porte del settore anche a dopolavoristi e a persone bassamente qualificate. Questi impianti non saranno uguali al tuo, siamo d'accordo, però di fatto in apparenza funzionano e tanto basta. Nel settore IT invece le marginalità tengono, perché? Perché serve la competenza e la competenza va pagata. Non c'è la rete plug and play. C'è magari l'oggettino che ti fa la casa, ma appena il cantiere diventa complicato, serve il manico per fare la differenza. Le statistiche di cui ti parlerò fra poco le ho prese dal Sole 24 Ore, non me le sto inventando io a caso, per cui verifica tranquillamente. La retribuzione media di un certificato CompTIA che entra come junior IT, junior, si aggira intorno alle 2000 euro mensili nette contro i 1100-1200 dell'apprendista operaio, più o meno. Se ci spostiamo nel settore della libera professione, la retribuzione oraria parte più o meno, sempre mediamente, quello che dice il Sole 24 Ore, dalle 120 euro l'ora, minimo. Cominci a ragionare un po' in termini di cifre, ti tornano, ti sembrano quelle del tuo settore? Mi sa di no. Poi, se tu sei di quelli che più di 35 euro l'ora io non esco perché sono onesto, fermati, chiudi pure questo video, non fa per te, hai bisogno di altri professionisti, non di me. In altre parole, che cosa ti sto dicendo? Ti sto dicendo che un corso di certificazione te lo ripaghi se sei dipendente in 2 mesi e se sei un libero professionista in 10 ore e poi però quella competenza, quel posto di lavoro ti rimangono, per cui quei soldi di fatto sono soltanto un anticipo di cassa rispetto ad un guadagno che però poi sarà costante perché il posto l'hai ottenuto ma poi mese dopo mese, anno dopo anno ti rimane, mentre per quel corso lì non devi pagare più niente. Come facilmente però immagini, io parlo tutti i giorni con persone da tutta Italia e ti devo dire che sconsiglio caldamente un percorso di certificazione se non sei disposto a fare tutti questi cambiamenti che ti sto per dire. Cambiamento numero 1, se non sei disposto a cambiare città. Ma io sto a Piumazzo, non c'è lavoro a Piumazzo. Un saluto agli amici di Piumazzo. Ti sposti? Ti devi spostare. Non è che, cioè, questo non è che invece rimanendo ignorante troverai lavoro a Piumazzo. In più ti ricordo che il settore IT comunque è uno di quelli che permette, soprattutto magari dopo la fase iniziale, maggior flessibilità nello smart working. Non funziona questo percorso se non sei disposto a cambiare lavoro, mi riferisco a chi è dipendente. Ma io prendo la certificazione ma il mio datore di lavoro non lo valorizza. Cambia datore di lavoro e trovane uno che la valorizzi. Non è che ti hanno legato alla fabbrica dove lavori. È così. Questo percorso non è adatto a chi non vuol cambiare clienti. Ma io ho solo condomini, cosa me ne faccio delle competenze IT? Cambia clienti, oppure continua felicemente a cambiare le lampadine dei condomini. Se però hai competenze migliori, puoi acquisire lavori che non potevi acquisire prima e che magari avranno una marginalità più alta. Un percorso di certificazione presenta un cambiamento personale e professionale a 360 gradi. Bisogna essere disposti a mettersi in gioco. Se lo sei, vai su www.ipformula.it e inizia da lì. Noi rimarremo al tuo fianco fino a quando non passerai l'esame di certificazione.
vai a cercare un po' su Google se qualcuno offre altrettanto e quando hai finito di cercare che tanto non lo trovi, vai su www.ipformula.it. Due volte te l'ho detto. Ti aspetto. Dove stai andando? Te ne stai andando senza esserti iscritto al canale. Iscriviti al canale e abilita le notifiche. Ciao.